A Pescara è attivo il centro itinere CAM, ossia il centro di ascolto per gli uomini maltrattanti, progetto pilota voluto dal Comune di Pescara finanziato dalla Regione Abruzzo, un servizio che completa la capacità di intervento antiviolenza ponendo l'attenzione sull'uomo, su colui cioè che mette in essere atti di violenza. Cinzia Carchesio, la responsabile del centro. Il centro itinere CAM è attivo da agosto. Abbiamo già 5 uomini e più 2 in arrivo. Abbiamo già anche avuto 35 colloqui con questi uomini. Naturalmente c'è un percorso, c'è un iter comunque da seguire. Inizialmente ci sono dei colloqui comunque individuali, diciamo 5-6 colloqui individuali con l'uomo maltrattante. Subito dopo si inizia un percorso di gruppo, quindi gli uomini che iniziano un percorso che poi durerà questo percorso circa un anno. Noi la violenza la vediamo come un problema socioculturale, quindi non c'è proprio un identikit, nel senso che generalmente gli uomini maltrattanti sono figli comunque di una diciamo, cultura patriarcale, possiamo dire. Quindi il nostro compito poi è proprio diciamo, far riflettere questi uomini sull'evoluzione dei modelli comunque maschili e aiutarli a trovare delle soluzioni comunque alla violenza. Allora, c'è da dire una cosa, che l'uomo che si presenta ad un CAM è un uomo consapevole e che deve essere cosciente che è parte del problema, ma soprattutto deve essere cosciente che è parte attiva della soluzione comunque del problema, cioè il cambiamento lo deve volere comunque l'uomo. Innanzitutto è attivo un centralino dal martedì al venerdì, il centro itinere CAM è situato a Pescara in via Luigi Polacchi, è aperta una pagina Facebook, abbiamo un nostro sito web e gli invii appunto possono essere spontanei, quindi l'uomo che si presenta spontaneamente al nostro centro itinere, anche se sono più rari, la partner può contattarci, quindi inviarci comunque l'uomo maltrattante, altrimenti gli uomini possono essere inviati dal tribunale ordinario in base al codice rosso, oppure dal questore, dagli avvocati, dal WEPE, dai servizi sociali, per esempio.